Vivere con gli angeli e gli spiriti della natura. Rudolf Steiner. Ottava conferenza. Il sole a mezzanotte. Lo spirito dei pianeti e del regno della natura. Helsinki, 11 aprile 1912. Miei cari amici, fin dall'inizio della conferenza odierna sarà opportuno parlare del significato che per l'osservazione, la percezione e la conoscenza umane riveste il mondo fisico, il sistema cosmico-fisico di cui ieri abbiamo esaminato le parti, perlomeno alcune singole parti. Ieri abbiamo parlato della vita delle comete, della vita della stella fissa solare, della vita planetaria e di quella lunare. Quando si parla di questi corpi celesti dal punto di vista della coscienza ordinaria, ci si riferisce naturalmente solo a quelli percepiti dall'occhio fisico. Nel corso di queste conferenze abbiamo invece sostituito questo sistema di corpi celesti con qualcosa di diverso, mediante l'osservazione delle rispettive entità spirituali che abbiamo riconosciuto come membri delle varie gerarchie angeliche. Forse questa affermazione diventerà più chiara se rifletteremo su quanto segue. Abbiamo visto che immediatamente al di sopra dell'uomo c'è la categoria degli angeli. Abbiamo anche mostrato come l'uomo, se vuole conoscere il mondo spirituale sovrasensibile, debba predisporsi in un certo senso per percepire questa entità immediatamente al di sopra di lui. Deve imparare a osservare il mondo col tipo di percezione che hanno gli angeli. A questo punto possiamo sollevare la domanda: quando un essere della categoria immediatamente successiva alla nostra acquisisce una consapevolezza del cosmo nella sua percezione, che noi chiamiamo autorivelazione, come gli appare il cosmo? Rispondendo a questa domanda capiremo meglio quanto si voleva dire. Vedete, miei cari amici, là fuori nel cosmo un essere angelico di questo tipo non vedrebbe nulla di ciò che vediamo noi, e che sappiamo essere pura parvenza, un'illusione provocata solo dal modo di osservare dell'uomo. Questo deve esserci ben chiaro. Ma un essere angelico, così come l'abbiamo descritto, vedrebbe o percepirebbe a suo modo l'interazione delle varie entità delle gerarchie a cui abbiamo accennato. Invece di dire che lassù c'è Marte, un essere simile direbbe che lassù cooperano fra loro questi o quegli esseri delle gerarchie superiori. Vuol dire che per questa entità, per l'angelo, l'intero sistema cosmico apparirebbe come una somma di eventi spirituali. Sì, come apparirebbero altrimenti a un essere siffatto i pianeti e gli altri corpi celesti visibili ai nostri occhi? Ci è consentito parlare di queste cose per il motivo che non potremmo affatto parlare di tutto il mondo soprasensibile alla base del sistema planetario o del sistema celeste, del cosmo in generale, se in base a una formazione esoterica non fossimo in grado di immedesimarci nel modo di percepire di un essere di questo genere. Essere chiaroveggenti, infatti, non significa altro che generare in sé la capacità di vedere il mondo così come lo vede un essere di quel tipo. Quindi anche per la coscienza chiaroveggente svaniscono le forme luminose dei corpi celesti visibili all'occhio normale. Non ci sono più, spariscono. Invece la coscienza di un simile essere angelico, come pure quella chiaroveggente, riceve un'impressione di ciò che corrisponde spiritualmente al corpo celeste fisico. La coscienza chiaroveggente non è in grado di percepire la Luna e Marte come li vede un abitante della Terra, perché quello equivarrebbe a vederli dal punto di vista fisico, ma può sapere ciò che là veramente c'è. Ora desidero darvi un'idea della conoscenza che la coscienza chiaroveggente ha di un simile corpo celeste. Potete farvene un'idea inizialmente teorica, dato che la prassi risulta solo da una formazione spirituale, prendendo in esame un'immagine mnemonica, un ricordo, una rappresentazione di ciò che avete vissuto ieri o l'altro ieri. Questa rappresentazione presente nella vostra anima si differenzia da quella di una cosa che vi sta di fronte o che percepite intensamente. Se domani vi ricorderete di una rosa, ne avrete un'immagine mnemonica. Se ora vi rendete conto di come,
Nella vostra anima la semplice immagine mnemonica si distingue da quella percettiva prodotta dall'impressione immediata, potrete capire il modo in cui la coscienza chiaroveggente percepisce i corpi celesti. Questa coscienza entra nel mondo a livello chiaroveggente e quando per esempio si orienta verso Marte o verso la Luna, non sa immediatamente cosa apparirebbe agli occhi se si osservassero i corpi celesti dal punto di vista fisico, ma per via di questo orientamento ha in sé qualcosa che non può essere definito se non come un'immagine mnemonica, un ricordo. E questo vale per ogni corpo celeste fisico che può mostrarsi alla coscienza ordinaria. Alla coscienza chiaroveggente tutto si presenta in modo da farci sapere direttamente che tutto quello che ci appare è in realtà qualcosa di passato, qualcosa di pienamente vissuto nel passato. Perciò non ci appare nel presente nella sua forma viva originaria, ma è come il guscio vuoto di una chiocciola. Tutto il sistema fisico dei corpi celesti è una testimonianza di eventi passati. Mentre sulla Terra viviamo in contemporanea con le cose che si presentano ai nostri occhi fisici, ciò che vediamo nel cielo stellato è illusione, dato che non rappresenta una condizione corrispondente al presente vivo, bensì qualcosa che ha avuto il suo pieno significato nel passato ed è rimasto indietro. Il mondo dei corpi celesti fisici rappresenta i resti di azioni passate delle rispettive entità delle gerarchie, che ora entrano nel presente solo con i loro strascichi. Osserviamo la questione in modo più preciso, cercando di occuparci di un esempio concreto. Se osserviamo la nostra Luna, la coscienza chiaroveggente che si astrae da tutto il resto per concentrarsi solo sulla Luna, ha la singolare impressione che la Luna fisica esteriore scompaia per far posto a qualcosa che fa l'impressione di un ricordo. Si ha l'impressione che quanto appare di solito agli occhi fisici, che naturalmente esiste a livello fisico, ma la fisicità è appunto solo parvenza, in fondo trasmetta l'impressione di un passato, proprio come fa una raffigurazione mnemonica. E se lasciamo agire su di noi tutto ciò che ora comincia a raccontarci di un certo passato, l'impressione ci dice: se ciò che appare al nostro sguardo spirituale agisse come si presenta, se non venisse paralizzato da altre cose nella sua azione, la nostra Terra non potrebbe affatto esistere nella sua forma attuale vicino a ciò che della Luna percepiamo. La Luna racconta alla nostra coscienza occulta qualcosa che non dovrebbe accadere così come si presenta, se la nostra Terra deve poter esistere. Se quanto ci si presenta non venisse paralizzato da altre cose, in base a ciò che la Luna ci racconta, l'attuale vita dell'uomo non sarebbe affatto possibile. L'attuale vita degli animali sulla Terra, quella vegetale e le attività all'interno del mondo minerale, non subirebbero invece danni particolari. Però certi esseri del regno animale e vegetale dovrebbero avere forme diverse. Lo capiamo direttamente grazie alle forze che dalla Luna agiscono su di noi con grande veemenza. In sostanza, sulla Terra sarebbe possibile la vita animale, vegetale e minerale, ma non quella umana. Mentre ci si presenta in questo modo, la Luna ci racconta quindi di uno stato che, se fosse attivo, escluderebbe la vita umana sulla Terra. Vedete, cari amici, che cerco di descrivere le cose nella maniera più concreta possibile, così come risultano all'osservazione spirituale. Non desidero esprimermi con schemi astratti con cui si può raccontare di tutto. Il mio intento è presentarvi le cose così come appaiono allo sguardo occulto. L'impressione che se ne ricava è paragonabile solo a quanto segue. Se in un individuo di 30 anni comparissero a un tratto tutte le rappresentazioni che aveva avuto a 15 e se tacessero tutte quelle che ha potuto elaborare dentro di sé da quando aveva 15 anni, la coscienza attuale di quella persona si troverebbe davanti la sua anima oggettivata di quando era quindicenne. Dovrebbe però dirsi: se adesso avessi dentro di me solo quella che era il contenuto della mia anima, non potrei pensare ciò che penso adesso. Non potrei essere nella disposizione d'animo in cui mi trovo ora. Quell'individuo avrebbe la sensazione di essere stato portato indietro di 15 anni e si renderebbe conto che tutto quello che sperimenta come contenuto della sua anima di 15 anni non farebbe di lui la persona che è attualmente, pur avendo a che fare con ciò che è diventato.
Vedete, è così che in un certo modo possiamo descrivere l'impressione che riceviamo dalla Luna. Possiamo dire di avere direttamente questa impressione. Hai davanti a te qualcosa che non indica un presente, ma ti parla di un passato. E come a 30 anni potresti percepire il contenuto della tua anima di 15 anni, solo ignorando tutto quello che sei diventato negli ultimi 15 anni. Così ora devi cancellare la possibilità che la Terra esista. Se infatti si realizzasse ciò che si presenta come Luna, la Terra di adesso, che contiene le condizioni per la vita umana, non sarebbe possibile. Solo grazie al fatto che subentra questa impressione per lo sguardo chiaroveggente, è possibile educarlo in modo da fargli ricavare un concetto, un'idea di quello che c'era prima che potesse esistere la Terra. Infatti, ciò che la si vede era possibile prima della Terra. E ciò che in seguito ha condotto alla Terra è diventato possibile solo dopo che è svanita la condizione che vi si ravvisa. Vedete, vi ho illustrato quello che il chiaroveggente deve fare per risalire nella cronaca dell'invisibile, a uno stadio anteriore del nostro sistema planetario. Concentrando lo sguardo chiaroveggente sulla Luna, si registra infatti uno stadio precedente del nostro sistema planetario. E se si cerca di descriverlo, si può solo dire in che rapporto stava con il nostro sistema planetario prima dell'esistenza della nostra Terra attuale. Dovendo procedere in questo modo, imparando a conoscere lo stadio precedente alla nascita della nostra Terra, fissando ciò che si è conservato nella Luna a livello di memoria, ci si è abituati a usare anche l'espressione stadio lunare della Terra in riferimento allo stadio antecedente a quello terrestre. A dire il vero, un chiarimento completo sulla situazione lo otteniamo solo quando, dopo aver abbandonato lo stato chiaroveggente che avevamo sviluppato per giungere a una specie di immagine mnemonica del sistema planetario, ritorniamo nello stato ordinario di coscienza e cerchiamo di renderci conto in cosa consiste la differenza. La differenza consiste nel fatto che si deve cercare di conciliare in qualche modo fra loro le due impressioni. Cosa che risulta possibile solo prescindendo in un primo tempo dalla Luna, poiché lo sguardo esteriore della coscienza ordinaria non ci dice molto a proposito della Luna. Sappiamo che l'astronomia esteriore cerca di procurarsi varie conoscenze sulla Luna, ma in genere l'osservazione esteriore non ha molto da dire. Per fare un confronto dobbiamo piuttosto rivolgerci a un'osservazione chiaroveggente della nostra Terra. Nel suo stato attuale di corpo celeste su cui noi viviamo. Se escludiamo tutto ciò che di fisico ci si presenta nei vari regni della natura e osserviamo la Terra da un'ottica chiaroveggente, vediamo che questa Terra, che in quanto pianeta fisico si trova sotto e intorno a noi, ci si rivela come uno stadio più evoluto di ciò che prima esisteva come Luna. Dopodiché, confrontando le due impressioni, possiamo chiederci in che modo da uno stadio si sia sviluppato l'altro. E allora, quasi da sé, si presenta al nostro sguardo chiaroveggente il lavoro svolto per far sì che dall'antico stadio della nostra Terra, a cui abbiamo dato il nome di stadio lunare, si passasse allo stadio attuale. Nasce in noi l'impressione che questo passaggio sia stato prodotto da una o più entità spirituali, che nell'ordine delle gerarchie abbiamo chiamato gli spiriti della forma. Otteniamo così la possibilità di capire il divenire del pianeta nei suoi stadi precedenti. A questo punto ci chiediamo se sia possibile guardare ancora più indietro. Sono osservazioni che dobbiamo fare, perché solo attraverso di esse capiremo correttamente le entità spirituali coinvolte nell'esistenza di questi corpi celesti. Il nostro secondo tentativo di osservazione chiaroveggente consiste ora nel prescindere dalla nostra Terra e dalla nostra Luna, e in generale da qualsiasi elemento lunare nell'intero sistema planetario, per trasferirci nei limiti del possibile nello stadio di un altro pianeta o di una serie di altri pianeti, e poi confrontare fra loro questi stadi. Ben inteso, quelli che vi sto raccontando sono fatti reali che si manifestano alla coscienza chiaroveggente. Anche se non simultaneamente, dato che a volte le circostanze non lo permettono. Lo sguardo chiaroveggente può essere diretto su altri pianeti del sistema planetario e imparare a conoscere le impressioni da esse prodotte. Quando si osserva in questo modo l'uno o l'altro pianeta, o anche vari pianeti insieme, non risulta ancora molto, non ci si fa ancora un'idea chiara.
Questo però avviene non appena si procede in un certo modo con le proprie impressioni chiaroveggenti. Voglio servirmi ancora una volta di un paragone, così da chiarirvi quello che intendo dire. Supponete di ricordarvi di qualcosa che avete vissuto a 18 anni e dirvi: ma a 18 anni di fronte a quell'esperienza ho assunto un punto di vista per cui ero maturo allora. Forse la cosa mi diventerebbe più chiara richiamando alla memoria un'altra esperienza analoga, vissuta a 25 anni. Voglio provare a fare un confronto fra le due esperienze. Cercate di rendervi conto di cosa guadagnate nel confrontare cose che nella vita sono distanti fra loro. Ne ricavate un'impressione complessiva in cui una cosa chiarisce e spiega l'altra. In un confronto di questo tipo create una sorta di media aritmetica e dall'interazione dei vostri due ricordi sorgeranno rappresentazioni del tutto nuove. È questo che deve fare il chiaroveggente quando sarà riuscito a far impressionare il suo sguardo da Marte, Mercurio, Venere, Giove e via dicendo. Non deve limitarsi a osservare queste singole impressioni in quanto tali, ma le deve confrontare fra loro, farle agire le une sulle altre, metterne in relazione reciproca. Quando ci si sottopone a questo lavoro, si ottiene l'impressione che quanto si è ricavato, grazie a questo modo di procedere, sia a sua volta una specie di ricordo del sistema planetario che ci si presenta. Non si tratta di uno stadio possibile nel presente, ma di uno che deve esserlo stato in passato, perché si esprime come qualcosa che è causa di ciò che esiste adesso nel sistema planetario, così come ho descritto prima, riferendomi allo stadio lunare. L'impressione ottenuta in questo modo ha davvero delle caratteristiche di vasta portata. Cari amici, quello che vi devo raccontare con immagini apparentemente aride fa parte in realtà delle impressioni più sublimi che si possono avere. Volendo dire in cosa consista la peculiarità di questa impressione, si può di nuovo ricorrere a un paragone. Devo ammettere che non saprei fare un esempio migliore di quello che sto per presentarvi per descrivere l'impressione che si ottiene nel modo descritto. Non so se nella vita fisica normale vi sia già capitato di avere la seguente impressione. Di certo avete già pianto qualche volta. Siete stati tristi fino al punto di piangere e avete provato compassione per esseri che sono intorno a voi nella vita fisica. Ma si può fare anche un'altra esperienza. Senz'altro molti di voi conoscono l'impressione che compare talvolta quando ci si trova di fronte a una descrizione commovente e toccante in un'opera d'arte, per esempio in un romanzo, e si legge una scena di cui si sa, se solo si riflette un po', che non è reale. Eppure dagli occhi sgorgano le lacrime più calde. E non ci si chiede se quella che ci sta davanti sia una realtà oppure no, ma si accoglie la descrizione nei pensieri e nei sentimenti, così da lasciarla agire come una realtà che ci fa versare fiumi di lacrime. Chi ha provato questa impressione, miei cari amici, ha una vaga idea di cosa significhi giungere a un'impressione come ispirati da qualcosa di spirituale, senza neppure trovarsi nella situazione imbarazzante di chiedersi se si fondi su una realtà sensibile. Un'impressione in cui non si chiede altro che di ricevere ciò che commuove e ci riunisce a noi stessi, che ci colma solo interiormente, ma come ci colma un qualsiasi atto di percezione della coscienza ordinaria. È di una simile impressione che dobbiamo parlare se vogliamo descrivere lo stato che ci prende quando confrontiamo fra loro le impressioni che la coscienza chiaroveggente riceve dai singoli pianeti. Tutto quello che sperimentiamo è tale per cui agisce solo attraverso la nostra interiorità, come un'impressione animica, e si ottiene poi un concetto del tutto reale di ciò che è un'ispirazione, quando si conoscono cose per cui c'è solo un impulso di conoscenza interiore. Per esempio, non capisce veramente i Vangeli chi non sa confrontare l'impressione che essi fanno con quella che abbiamo appena descritto. I Vangeli sono infatti stati scritti sulla base di ispirazioni, solo che bisogna risalire ai loro testi originali, ma ancora più grandiosa e potente è l'impressione che si ottiene nel modo illustrato dal confronto fra le impressioni dei singoli pianeti. La seconda cosa è che non si può ricevere questa impressione in maniera libera e indisturbata se non si è in grado di provare esclusivamente compassione e amore e allontanare completamente l'egoismo dalla propria anima, almeno per qualche istante, dato che nella nostra epoca quasi nessuno riesce a farlo più a lungo di così. Infatti, ogni grado di egoismo che compenetra questa impressione ha subito un effetto anestetizzante
e invece che nella condizione che ho descritto, ci si sente in uno stato di ottundimento, di abbassamento della coscienza. La coscienza si oscura immediatamente, per questo una simile impressione rientra nel contempo fra le esperienze di maggiore beatitudine. Se si ha la fortuna di ottenere un'impressione di questo genere, si presenta qualcosa di molto particolare. Si può far quel che si vuole, ma la coscienza non riesce più a trovare il sole in quanto tale. Non è più possibile trovare il sole come avviene per altri stati di coscienza. Il sole smette di essere qualcosa di separato. Solo dopo esserci un po' orientati abbiamo l'impressione di trovarci di fronte a uno stato in cui un sole separato non ha più alcun senso. Tutto quello che appare ai nostri occhi spirituali lo possiamo avere solo prescindendo dal nostro attuale sistema solare e concentrandoci sul nostro sole attuale, vale a dire cancellando l'impressione fisica del sole. Il modo migliore per farlo consiste nel cercare di ricevere l'impressione occulta del sole non di giorno, ma di notte. Ovviamente il fatto che di notte la Terra fisica si trova davanti al sole non è un motivo per non averne un'impressione occulta. La Terra fisica è infatti impenetrabile per gli occhi fisici, ma non per quelli spirituali. Al contrario, se si cerca di dirigere lo sguardo spirituale sul sole in pieno giorno, i fattori di disturbo sono talmente grandi che non si riesce a ottenerne una buona impressione occulta, senza riportare danni fisici. Per questo anche negli antichi misteri non si cercava affatto di far raggiungere i discepoli a un'impressione occulta del sole durante il giorno, ma si insegnava loro a conoscere il sole nella sua particolarità nel momento in cui è meno visibile per l'occhio fisico, cioè a mezzanotte. I discepoli imparavano a rivolgere lo sguardo occulto al sole attraverso la terra proprio a mezzanotte. È per questo che fra le varie descrizioni rimasteci dagli antichi misteri, per esempio di quegli egizi, fra le cose che oggi per lo più non si capiscono, troviamo la frase: il discepolo deve vedere il sole a mezzanotte. Miei cari amici, quanto si fa a livello dilettantesco per spiegare con simpatici e dilettevoli simboli il significato della frase vedere il sole a mezzanotte? Di solito non ci si rende conto del fatto che le cose trasmesseci dalle scritture esoteriche possono essere capite nel modo più giusto solo sforzandosi di interpretarle il meno possibile a livello simbolico e prendendole il più possibile alla lettera. Di solito l'uomo moderno si sente costretto a ricorrere a interpretazioni simboliche, perché la coscienza attuale non è più correttamente sintonizzata sulla comprensione di quelle antiche realtà. Per chi riflette più scrupolosamente dovrebbe essere chiaro che nelle antiche scritture si era abituati a parlare con precisione. Fra parentesi, desidero farvi notare qualcosa che avremmo potuto inserire nella conferenza pubblica dell'altro ieri, mentre si prendeva in esame Crimilde. Si narra che, dopo la morte di Sigfrido, Crimilde abbia tenuto per sé il tesoro dei Nibelunghi e con esso abbia fatto del bene. Poi Hagen glielo rubò e lo gettò del Reno, e quando lei, sotto il regno del re Attila, glielo chiese indietro, Hagen non le rivelò il luogo in cui l'aveva nascosto. Vedete, questo passo si trova nella saga dei Nibelunghi, espressamente per far luce su determinate cose. In alcuni commentatori, in questa saga, ho trovato delle spiegazioni argute, davvero geniali, sul presunto significato di tutto questo. Per uno il tesoro dei Nibelunghi significava una cosa, per un altro ancora un'altra. Devo ammettere che alcune di queste interpretazioni sono veramente brillanti. Nella maggior parte dei casi il tesoro dei Nibelunghi viene interpretato come simbolo di questo o quell'elemento spirituale. Ma va detto in primo luogo che è estremamente difficile guarire i malati solo con dei simboli. E in secondo luogo che non si possono nascondere dei simboli neppure a Crimilde, gettandoli nel Reno. Io perlomeno non riesco a immaginare che si butti nel Reno un simbolo del tipo di quelli citati dai commentatori. In genere faccio fatica a immaginare che si possa portare via qualcuno qualcosa che può essere spiegato solo simbolicamente. Chi conosce le cose sa che si trattava di qualcosa di molto particolare, qualcosa che oggi definiremmo un talismano,
un talismano del tutto fisico che ha potuto essere realizzato solo in quanto la sua sostanza era interamente costituita di oro. Ma quell'oro era stato ricavato da un terreno alluvionale, da quello che l'acqua aveva depositato nella sabbia del fiume. E inoltre tutta la forza posseduta da quell'oro alluvionale era stata concentrata nella forma di un talismano. Ed ecco che compare il simbolo. E l'azione di quel talismano su Primilde produsse in lei le forze che le consentivano di guarire gli ammalati e compiere altre azioni analoghe. Hagen poté effettivamente nascondere quel talismano reale e poi tacerne il nascondiglio. In questo caso si ha realmente a che fare con una cosa fisica, assolutamente reale, che per via della sua particolare origine era dotata di forze occulte. Conferenza pubblica tenuta a Helsinki il 9 aprile 1912 sul tema L'essenza dei poemi epici nazionali, con un accenno particolare al Kalevala. L'ho citato solo come esempio per mostrarvi come si debbano intendere queste cose di cui parlano le antiche scritture. Quindi anche l'espressione vedere il sole a mezzanotte va intesa letteralmente. Si ottiene la migliore impressione occulta del sole quando non ci si lascia disturbare dall'impressione fisica. Cioè quando non si vede nulla della luce fisica solare, ma si osserva l'astro di notte. Allora si ha l'impressione del sole attuale, che è molto simile a ciò che risulta dall'impressione che ho descritto poco fa. Miei cari amici, da tutto quello che vi ho illustrato emerge l'impressione di uno stadio ancora anteriore del nostro sistema planetario, del quale fa parte anche la Terra. Uno stadio in cui non esisteva ancora un sole separato, ma in cui l'intero sistema planetario era in un certo modo il Sole e conteneva pure la sostanza della Terra. Quello stadio che era nel contempo quello della nostra Terra viene perciò chiamato stadio solare della Terra. Possiamo quindi dire che la nostra Terra, prima di diventare Terra, era in uno stadio lunare e prima di essere Luna ha attraversato uno stadio solare. Avremmo un'impressione adeguata di uno stadio ancora precedente del nostro pianeta se cercassimo di farci un'idea occulta della categoria di corpi celesti di cui abbiamo parlato ieri al termine della conferenza, le comete. Una loro descrizione più dettagliata ci richiederebbe molto tempo, ma dal punto di vista del metodo la cosa si presenta in modo simile a quanto vi ho già illustrato. Se di nuovo confrontiamo ciò che ricaviamo dalla percezione occulta della vita delle comete con una certa rappresentazione che ci dobbiamo fare, dato che la rappresentazione mnemonica che si ottiene non può essere confrontata bene con qualcosa di presente, abbiamo immediatamente l'impressione di non poter andare più indietro di così. Abbiamo ottenuto l'impressione di uno stadio ancora precedente a quello solare, che per motivi ben precisi viene chiamata lo stadio di Saturno. Vedete dunque come per l'occultista le esperienze interiori che possiamo fare rispetto al sistema solare siano determinanti nella creazione della sua rappresentazione di un sistema planetario. E ora vogliamo lasciare da parte per un po' il sistema planetario. Tutto quello che ho detto finora aveva lo scopo di culminare in una descrizione globale delle modalità d'azione delle entità spirituali nei corpi celesti. Ma siccome i corpi celesti sono per così dire costituiti dai regni della natura, adesso dobbiamo farci una rappresentazione, almeno approssimativa dal punto di vista dell'occultista, anche sulle circostanze di fatto successive che si presentano allo sguardo spirituale quando lasciamo agire su di noi i singoli regni della natura. Nell'osservazione dei singoli regni della natura partiamo dall'uomo. Sapete che quando osserviamo l'uomo diciamo che è composto dal corpo fisico, dal corpo eterico, dal corpo astrale e da quella che chiamiamo l'egoità, l'io stesso. Dove si trova per l'osservazione scientifico-spirituale questa entità umana costituita da quattro parti? Vedete, questa quadruplice entità umana si trova nel mondo fisico. Tutte le parti dell'uomo che ho appena elencato agiscono su di noi nel mondo fisico. Ma ora passiamo al mondo animale. Quando osserviamo l'animale, troviamo indubbiamente un corpo fisico all'interno del nostro mondo sensibile fisico, come avviene per l'uomo. Su questo non c'è alcun dubbio. All'animale dobbiamo attribuire anche un corpo eterico e un corpo astrale. Nel mondo fisico attribuiamo all'uomo un corpo eterico, perché il suo corpo fisico non potrebbe esistere da solo nel mondo fisico. Questo emerge non appena l'uomo varca la soglia della morte.
Allora il suo corpo fisico resta da solo nel mondo fisico e, abbandonato alle proprie forze, si decompone. Per questo, mentre l'uomo è in vita, ci deve essere un elemento che lotta costantemente contro la decomposizione del corpo fisico, e questo elemento è il corpo eterico, che può essere visto solo dalla coscienza occulta. Riscontriamo la stessa situazione anche nell'animale, ragion per cui gli dobbiamo attribuire un corpo eterico nel mondo fisico. Rendendoci conto che i fatti e le cose non solo esercitano degli effetti sull'uomo, ma si rispecchiano anche dentro di lui, producendo in lui qualcosa che possiamo definire un riflesso, giungiamo ad attribuirne un corpo astrale. Lo sguardo spirituale percepisce questo corpo. Ma lo stesso vale anche per l'animale. Mentre, per esempio, la pianta non grida quando riceve un'impressione dall'esterno, l'animale si fa sentire con un grido. Cioè l'esperienza esteriore si manifesta anche come esperienza interiore. Lo sguardo spirituale ci insegna che questa esperienza interiore è possibile solo in presenza di un corpo astrale. Ma parlare di unione al singolo animale, restando nell'ambito dei fenomeni del mondo fisico, ha un senso al massimo per certi moderni filosofi della natura, che procedono solo in base alle analogie. Ma procedendo in questo modo si può davvero sostenere qualunque cosa. Oggi ci sono addirittura dei teosofi che provano un certo rispetto quando un naturalista che abbia acquisito un po' di notorietà, come Rolle Français, attribuisce un'anima alle piante, senza peraltro operare alcuna distinzione fra ciò che si definisce anima negli animali e nelle piante. Secondo Français, e questo è giusto, esistono certe piante che quando si avvicina loro un insetto ripiegano le foglie in modo da attirarlo e mangiarselo. Un osservatore esterno di questo tipo si dirà: laddove in natura si verifica un fatto esteriore che risulta analogo al reperimento e al consumo di cibo, deve esserci qualcosa di simile a quanto esiste nelle entità che si procurano e si cibano di queste cose per via di un impulso animico interiore. Orbene, conosco qualcosa che ugualmente attrae piccoli esseri, senza che per questo gli si debba attribuire un'anima secondo il modello dei moderni filosofi della natura. Si tratta di una trappola per topi in cui è stato messo del lardo, anch'essa tra i piccoli esseri li fagocita. E se si procedesse secondo il metodo di questi filosofi della natura, bisognerebbe attribuirne un'anima, come si fa con la Venere acchiappamosche. La trappola, infatti, se ben fornita di lardo, attira i topi. Tutti questi osservatori che si limitano all'esteriorità non dovrebbero perdere la nostalgia presente in molte persone dalla mentalità spirituale, e accontentarsi che si parli solo un po' dello spirito. Proprio nella letteratura tedesca, a questo riguardo, sono state portate alla luce molte belle cose, come dicono alcuni, o molte stupidaggini, come direbbe un occultista. Proprio come non si può parlare di un'anima simile a quella degli animali nel caso della Venere acchiappamosche o di qualsiasi altra pianta, così non si può onestamente dire che gli animali abbiano un io. In quello che riscontriamo nel mondo fisico, l'animale non è dotato di io. Solo la ricerca occulta ci porta all'io dell'animale, ma questo io dell'animale non si trova più nell'ambito in cui si trova l'io dell'uomo. L'io dell'animale può essere scoperto solo separato dal corpo fisico, ragion per cui, quando con lo sguardo spirituale ascendiamo all'io degli animali, facciamo la conoscenza di un mondo completamente diverso. E dovremo procedere in modo diverso se non ci piace utilizzare ogni sorta di suddivisione schematica e dire fin dal principio che il mondo è costituito dal piano fisico, dal piano astrale, dal piano mentale e così via. Se non si ama questo sistema, perché da tutte queste definizioni non si ricavava granché, occorrerà procedere in un altro modo. Perfino in libri teosofici ho trovato che si parla molto dell'espressione logos, senza che però vengano suscitate rappresentazioni di quello che è in realtà il logos. Di solito ho riscontrato solo che gli autori di quei libri sanno che il termine logos è composto da 5 lettere, ma non appena si cerca di giungere a delle idee veramente concrete, così che ne rimanga qualcosa nell'animo, tutte le rappresentazioni svaniscono. Una coscienza che vuole essere concreta non sa che farsene di informazioni come quella secondo cui il logos tesse. Qualunque cosa sia, il logos non è di sicuro un ragno, e ciò che crea non può essere di certo definito un tessuto.
Perciò non è un bene nemmeno procedere per astrazioni, per suscitare delle idee quando si parla di cose che trascendono l'ambito fisico dell'uomo. Diverso è quando lo sguardo spirituale cerca nell'animale ciò che nell'uomo si manifesta nelle sue azioni e nel suo comportamento all'interno del mondo fisico, l'io. Se lo cerca nell'animale, lo trova, ma non nel mondo in cui ci sono il corpo fisico, il corpo eterico e il corpo astrale dell'animale, bensì in un mondo sovrasensibile, che si mostra non appena si toglie il velo del mondo sovrasensibile, immediatamente vicino a quello sensibile. Possiamo quindi affermare che l'io degli animali si trova in un mondo sovrasensibile, e di questo, io dell'animale, dobbiamo dire che là ci si presenta come una realtà, ma nel mondo fisico non si manifesta come individualità. Nel mondo fisico lo possiamo infatti comprendere solo se rivolgiamo il nostro interesse a un intero gruppo di animali, al gruppo dei lupi, degli agnelli e così via. È come alle nostre due mani, alle nostre 10 dita, ai nostri piedi appartiene un'anima che racchiude in sé un io, così un gruppo di animali della stessa specie è dotato di un io che non troviamo nel nostro mondo fisico, nel quale fornisce solo qualche indizio della sua esistenza. Il pensatore astratto, il materialista del giorno d'oggi, dice: sì, di fatto l'unica cosa reale nell'animale è ciò che vediamo con gli occhi fisici. E se ci formiamo il concetto di lupo e di agnello, si tratta per l'appunto solo di concetti. Per l'occultista non è così. I concetti non sono qualcosa che esiste solo dentro di noi, ma sono immagini riflesse di qualcosa di reale, che esiste non soltanto nel mondo fisico, ma anche in un mondo sovrasensibile. Se si riflette un po', già nel mondo fisico ci si rivela che oltre a ciò che possiamo percepire con i sensi, c'è anche qualcosa che non può essere percepito nel mondo fisico, pur avendo un significato per il rapporto di forze interno all'animale. A chi pensa che l'idea o la specie di lupo sia solo un concetto a cui non corrisponde nessuna realtà, desidero far notare questo esperimento. Prendete un certo numero di agnelli e date l'impasto a un lupo per tutto il tempo necessario secondo la scienza affinché tutta la sua materia fisica si sia trasformata e tutta la sua corporeità si sia sostituita mentre si cibava esclusivamente di agnelli. A quel punto il lupo ha dentro di sé soltanto agnelli. La materia fisica che si può vedere deriva soltanto dagli agnelli. E adesso provate a vedere se il lupo è diventato un agnello. Se non l'ho diventato, non avete alcun diritto di affermare che il vostro concetto di lupo si esaurisce in ciò che può essere percepito con i sensi, ma dovete ammettere che in esso c'è qualcosa di reale, sovrasensibile. Quel qualcosa può essere trovato solo quando si arriva nella sfera del sovrasensibile, dove risulta che, come le nostre 10 dita appartengono tutte a un'unica anima, così tutti i lupi appartengono a un io di gruppo. Noi chiamiamo mondo astrale il mondo in cui troviamo l'io di gruppo degli animali. Per quanto riguarda le piante, una considerazione analoga ci porterà a trovare nel mondo fisico soltanto il corpo fisico e il corpo eterico delle piante. Proprio per il fatto di possedere nel mondo fisico solo il corpo fisico e quello eterico, la pianta non grida quando la si ferisce. Dobbiamo quindi dire che nel mondo fisico sono presenti solo il corpo fisico e il corpo eterico della pianta. Se ora indaghiamo quel mondo con lo sguardo spirituale, cioè se ci immergiamo semplicemente nel mondo in cui abbiamo introdotto l'io di gruppo degli animali, vi troviamo qualcosa di caratteristico rispetto al mondo vegetale. Scopriamo infatti che il dolore è presente anche nel mondo vegetale, e precisamente quando la pianta viene strappata dal suolo con le radici. Nell'intero organismo terrestre si ha allora un dolore simile a quello che proviamo noi quando ci viene strappato un capello. Ma la crescita delle piante è connessa anche un'altra vita, una vita cosciente. Provate a immaginarvi lo spuntare, lo sbocciare dei germogli delle piante in primavera. Ho già accennato a questo fenomeno in un'altra occasione, nel corso di queste conferenze. Questo spuntare è qualcosa che corrisponde a una sensazione in certe entità spirituali che appartengono alla terra e contribuiscono a crearne l'atmosfera spirituale. Se dovessimo descrivere questa sensazione, potremmo paragonarla a quella che si prova nella propria coscienza nei momenti in cui la notte si passa dallo stato di veglia al sonno. Come in quel caso la coscienza a poco scompare, così certi spiriti della terra sentono lo spuntare delle piante in primavera.
Nel graduale appassire e morire delle piante ci sono poi determinate entità spirituali legate all'atmosfera spirituale della terra, che provano la stessa sensazione dell'uomo al risveglio mattutino. Possiamo quindi dire che esistono degli esseri connessi con il nostro organismo terrestre, che provano sensazioni simili a quelle provate dal nostro corpo astrale quando ci addormentiamo e al momento del risveglio. Non bisogna tuttavia fare un paragone astratto. Sarebbe naturalmente più ovvio paragonare al risveglio lo spuntare delle piante a primavera e all'addormentarsi la morte del mondo vegetale in autunno. È vero invece il contrario, e cioè che le entità che stiamo esaminando provano in autunno una sensazione simile al risveglio e in primavera, quando le piante spuntano, hanno una sensazione simile all'addormentamento. Queste entità altro non sono che i corpi astrali delle piante. E le troviamo nello stesso mondo in cui troviamo l'io di gruppo degli animali. I corpi astrali delle piante si trovano nel cosiddetto mondo astrale. Se la osserviamo dal punto di vista esoterico, anche nella pianta dobbiamo parlare di un io. Anche questo io delle piante può essere trovato in modo simile a un io di gruppo, come qualcosa che appartiene a un gruppo omogeneo di piante, come abbiamo riscontrato nell'io di gruppo degli animali. Ma cercheremo invano questo io di gruppo delle piante là dove abbiamo trovato il corpo astrale delle piante e l'io di gruppo degli animali. Dobbiamo spostarci in un mondo soprasensibile, ancora superiore. Dal mondo astrale dobbiamo salire a un altro che sentiamo superiore ad esso. Solo in quel mondo possiamo collocare l'io di gruppo nelle piante. Di nuovo, studiando questo mondo in cui si trovano l'io di gruppo delle piante, possiamo dargli un nome. Pur contenendo molte altre cose, in un primo tempo per noi è caratterizzato dal fatto di essere la sede dell'io di gruppo delle piante. Lo chiamiamo il mondo spirituale inferiore, anche se i nomi non sono ciò che conta. Per quanto riguarda i minerali, e questo è facile da vedere, nel mondo fisico abbiamo solo il corpo fisico. Per questo il minerale ci appare come qualcosa di inorganico e inerte. Invece, nello stesso mondo in cui ci sono l'io di gruppo degli animali e i corpi astrali delle piante, troviamo il corpo eterico dei minerali. Ma lì non c'è ancora traccia della facoltà del minerale di provare qualcosa di simile a una sensazione. Tuttavia, anche il minerale si rivela come qualcosa di vivente. Nel mondo astrale impariamo a conoscere la lunga vita dei minerali, la loro crescita, l'evoluzione dei minerali metallici o di altri simili. In poche parole, facciamo la conoscenza delle multiforme vita minerale del nostro pianeta. Quando ci si presenta un singolo minerale, impariamo a renderci conto che non è molto diverso dalle nostre ossa, che nonostante la loro composizione analoga a quelli dei minerali, sono in stretta relazione con la nostra vita. Così anche tutti i minerali sono in rapporto con qualcosa di vivo, che però si trova nel mondo astrale. Ecco allora che il corpo eterico del mondo minerale è situato nel mondo astrale. Se ora ci soffermiamo a livello occulto, nello stesso mondo in cui si trovano gli io di gruppo delle piante, notiamo che anche il mondo minerale è in relazione con qualcosa che è capace di provare sensazioni, con un elemento astrale. Solo che quando si spaccano le pietre in una cava, nel mondo astrale non si nota la presenza di qualcosa simile a una sensazione, ma nel mondo spirituale inferiore ci si accorge subito che quando si spaccano le pietre e i pezzi schizzano via, si manifesta una specie di benessere, una sorta di piacere. Anche questa è una sensazione, la sensazione opposta a quella che in una situazione simile provano gli animali e gli esseri umani. Se li battesse sentirebbero dolore. Con i minerali si verifica il contrario, provano piacere a essere battuti e frantumati. Se dopo aver sciolto del sale da cucina in un bicchiere d'acqua si osserva con lo sguardo rivolto al mondo spirituale il modo in cui il sale si ricristallizza, si vede che questo processo avviene con dolore. Si sente dolore nei punti in questione. Questo avviene dappertutto nella vita minerale, quando da un liquido si forma un solido per cristallizzazione. Lo stesso, in fondo, è successo anche con la nostra terra, che un tempo si trovava in uno stato più duttile, più liquido. È diventata poco a poco solida, partendo da uno stato liquido e oggi camminiamo sul suolo solido e ariamo il terreno. In questo modo non facciamo male alla terra, anzi le facciamo un gran bene, ma non affatto bene alle entità legate alla terra che fanno parte del pianeta come regno astrale, il fatto che abbiamo dovuto condensarsi affinché sul pianeta potesse svilupparsi la vita umana.
Questo ha comportato dolore su dolore per le entità che come corpi astrali stanno dietro alle piante, alle pietre. Nel regno minerale, la creatura naturale soffre a mano che avanza il processo di formazione minerale della terra. Si prova una sensazione strana quando ci si rende conto di questo grazie all'indagine occulta e poi ci si imbatte nel noto passo di un iniziato. Lettera ai Romani 8, 22, 3. Sappiamo infatti che fino ad ora la creazione tutta geme e soffre le doglie del parto, anzi non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello spirito. Noi pure gemiamo in noi stessi, in attesa dell'adozione e del riscatto del nostro corpo. Queste cose presenti nelle scritture, basate sulla visione spirituale, vengono semplicemente ignorate, ma quando le si affronta con lo sguardo chiaroveggente, si sa che danno molto all'animo semplice. Ma più ancora a chi è in grado di percepire tutto, o almeno molto di ciò che in esse è contenuto. Quando parla dei gemiti della creazione, Paolo descrive i sospiri e i gemiti del regno minerale che deve esistere, perché il processo di civilizzazione della nostra terra richiede un terreno solido sotto i piedi. Tutto questo si verifica nelle entità che in qualità di corpo astrale stanno alla base del regno minerale e che troviamo nel mondo spirituale inferiore. Il vero e proprio io di gruppo del regno minerale deve essere cercato in un mondo ancora più alto a cui diamo il nome di mondo spirituale superiore. È lì che si trovano l'io di gruppo del regno minerale. Miei cari amici, ci dobbiamo liberare completamente dall'idea di identificare con il mondo astrale quella che chiamiamo un'entità del mondo astrale. Il corpo astrale dei minerali va cercato nel mondo spirituale inferiore. Mentre il loro corpo eterico, l'io di gruppo degli animali, vanno cercati nel mondo astrale e il corpo astrale degli animali nel mondo fisico. Per come ci si presenta il mondo, dobbiamo dire che quelle che vediamo come singole componenti dell'entità non vanno identificate con i rispettivi mondi, ma dobbiamo invece abituarci a presupporre delle differenziazioni fra le varie entità. Una visione occulta più precisa lo dimostra con grande chiarezza. Le anime di gruppo dei minerali vanno dunque cercate nel mondo spirituale superiore. Abbiamo quindi citato le singole entità dei vari regni naturali nei loro rapporti con i mondi superiori, ed è solo questo che può fornirci le basi per cercare i rapporti fra questi vari regni della natura e le entità creatrici delle gerarchie angeliche all'opera nel mondo, così come ne abbiamo fatto conoscenza.